com'è stato tornare a correre su un terreno di gioco, seppur individualmente, dopo tanti mesi di stop forzato? Tu come stai? Tanto buongiorno a tutti, è un piacere essere tornati dopo tanti mesi rinchiusi in casa. Insomma, faceva bene tornare sul campo e sentire l'odore dell'erba, perché mancava tanto. Io sinceramente sono carico, appunto perché dopo tanti mesi la voglia era tanta quella di ricominciare. Bene, bene, mi sento bene, sto bene, sono carico come dicevo prima e non vedo l'ora di iniziare. Si torna pian piano alla normalità. Com'è il tuo morale e com'è quello anche dei tuoi compagni? Ma noi ci siamo sempre sentiti durante anche il periodo di quarantena e abbiamo un gruppo WhatsApp in cui tutti i giorni ci sentivamo, ci confrontavamo e quindi i compagni non ci siamo mai abbandonati, no? E ora ritrovarli in campo fa piacere, perché come dicevo già prima mancava anche e soprattutto il gruppo ed è una cosa molto bella. Ma sicuramente, no? Come dicevo personalmente che sono carico di ricominciare, ho visto la fame degli occhi dei miei compagni di tornare a correre tutti insieme. A proposito di fame e di tornare a correre tutti quanti insieme, hai avuto modo di vedere in TV la Bundesliga in questi due weekend e ti chiedo da calciatore che sensazioni hai avuto. L'idea di giocare con le nuove regole, senza pubblico, evitando gli abbracci nelle esultanze, cosa ti fa più effetto e perché? Ma sicuramente ho visto la Bundesliga stando a casa domenica e sicuramente fa strano, no? Perché è qualcosa di diverso, qualcosa che nessuno si aspettava fino a pochi mesi fa. Poter segnare, non poter esultare con la curva, con i tifosi e con i compagni è sicuramente qualcosa che va ogni contro ogni immaginazione, no? Però credo che nel rispetto delle regole dobbiamo iniziare a giocare rispettando appunto quello che ci viene detto. Se dovesse riprendere il campionato, si giocherebbe come tempistica più o meno ogni 3 giorni. Cambia qualcosa questo? Beh, sicuramente cambia, no? Poi essendo periodi estivi sarà sicuramente molto dura per tutti. E la cosa importante sarà il gruppo, no? Perché è impensabile poter giocare 2-3 partite di fila a 90 minuti tutti gli stessi giocatori, gli stessi 11. Quindi sarà fondamentale il gruppo e ci stiamo lavorando anche su questo. Con la ripresa, secondo te, inizierebbe un altro campionato per certi aspetti del tutto diverso? Si resettano gli equilibri? Ma sicuramente, dopo 3 mesi cambia tutto, no? C'erano le squadre che erano più in forma, squadre meno, ora si riparte da zero, quindi sarà un mini campionato a parte sicuramente. Quanto sarà importante, oltre alla condizione fisica, quella mentale? Come si affronta un finale di campionato così intenso? Ma la parte mentale secondo me è la più importante, perché bisogna tirare fuori gli stimoli, giocando a porte chiuse non è facile, però abbiamo un obiettivo importante per noi, per la nostra piazza, quindi a noi cambia poco. Ecco. Si parla di ipotesi playoff, playout, ecco, a Lecce magari interessa l'ipotesi playout, tu personalmente sei favorevole? Ma non penso sia giusto cambiare il format delle regole durante un campionato, no? E io spero di ripartire e di concludere il campionato così, perché è la cosa più giusta. Riprendere e concludere il campionato, ma c'è l'incertezza della possibilità di portarlo poi a termine. Ecco, secondo te è giusto questo? Partire con l'incertezza e non sapere se poi finirà? Stiamo vivendo un'incertezza già da un paio di mesi, quindi dobbiamo conviverci, ma credo che nel rispetto delle regole riusciremo a portarlo a termine, perché sarebbe la cosa più giusta da fare. Se dovesse riprendere il campionato, per il Lecce sarà una ripresa da brividi, perché subito il Milan in casa, poi la Juventus e poi una serie di scontri diretti per la salvezza. Ma sì, come abbiamo visto questo campionato non c'è nulla di scontato, no? Abbiamo vinto a Napoli, a Firenze, stati importanti, quindi credo che con la nostra mentalità possiamo giocarcela con tutti. Poi è normale che giocare contro Milan e Juve sarà difficile, però le affrontiamo tutto allo stesso modo come sempre. Voi come gruppo prima squadra avete dato la disponibilità a rinunciare alla mensilità di marzo, un bel gesto da parte vostra ed è la testimonianza che siete un gruppo coeso fino in fondo. No, è stato veramente bello perché abbiamo raggiunto questo accordo subito, no? Non ci è voluto molto tempo, quindi è stato veramente qualcosa che non inaspettato forse anche, però conoscendo i compagni, conoscendo la società, veramente il Lecce non raggiunge questi risultati da un paio d'anni senza questo. Siamo una famiglia davvero e quindi credo sia giusto così.
Il giorno dell'anniversario della promozione, quanti messaggi hai ricevuto? Quanti video del tuo gol? Sì, no, me lo sono rivisto anch'io a casa, se sono sincero. Mi sono messo sul divano, ho riguardato tutti i video, ne ho visti alcuni nuovi che non avevo visto prima. Mi sono dati un sacco di messaggi, è una data che non scorderò mai, me la sono tatuata qua, e quindi è un momento che nel calcio sicuramente non dimenticherò mai.